Vediamo adesso qual è la funzione del sogno. Tra i desideri che trovano appagamento nel sogno ci sono tre categorie. I desideri che nella veglia sono rimasti inappagati e che sono latenti e preconsci, i desideri che sono formati recentemente nella veglia ma che hanno subito l'azione della rimozione e quindi sono diventati inconsci, e i desideri di formazione remota, soggetti stabilmente a rimozione e pertanto inconsci. Per Freud è quest'ultimo tipo di desiderio alla base della formazione del sogno. Solo i desideri infantili possiedono un intenso carattere di assolutezza e un'intensità tale da promuovere l'attività onirica. Di seguito vi propongo i principali simboli onirici. Di fianco c'è il contenuto e affiancato c'è il simbolo che tendenzialmente corrisponde al contenuto, ossia i genitori. Molto spesso corrispondono a dei personaggi potenti o onnipotenti come re, regine e imperatori. Per i bambini si parla di solito si sognano animali piccoli come i vermicelli. Il corpo umano corrisponde alla casa e alle stanze che rappresentano varie parti del corpo. Il corpo femminile è tutto ciò che contiene, quindi scatole, asse, armadi, caverne, navi, ma anche città, legno e carta. Le carezze e le tenerezze corrispondono nei sogni ai dolci, la segretezza alle stanze affollate. La nudità. I simboli sono corpi, vestiti, divise militari. Il seno sono pomi, pesche, frutti in generale. Il pube, la foresta, il boschetto. L'organo genitale maschile corrisponde ad armi e qualsiasi forma fallica. L'organo genitale femminile ad occhi, orologi, oggetti che contengono. L'atto sessuale a danze, nuoto, volare, salire le scale, attraversare un ponte. La masturbazione, suonare strumenti, battere oggetti. Evirazione, caduta di denti o di capelli. La nascita, situazioni che includono l'elemento acqua. E la morte, il lungo viaggio o partenza. Grazie e alla prossima.